Qua oggi siamo anche molto io personalmente emozionata di presentare questo progetto di Opera Domani che arriva alla 27ª edizione, quindi, e di anno in anno abbiamo sempre accompagnato gli educatori, le famiglie, i ragazzi, i bambini verso appunto per far conoscere e far avvicinare queste persone al mondo del teatro e quindi insomma è una cosa importante. Quest'anno poi ci sarà il Flauto Magico, poi adesso loro racconteranno meglio che è un'opera bellissima, è un'opera importante, eccetera, eccetera. Adesso io passo già, è inutile che porto via del tempo a loro che possono raccontare qualcosa di un pochino più importante. Allora, giusto due parole per inquadrare appunto la 27ª edizione. Flauto Magico è una coproduzione internazionale, quindi ormai da anni che coproduciamo con altri teatri, perché un po' il format di Opera Domani è diventato un format riconosciuto in Europa e non solo. Quest'anno coproduciamo con l'Austria e con la Francia. Questo comporta una serie di problematiche di traduzione di cantanti in madrelingua tedesca. E quindi, insomma, parte da Como il 13 febbraio, poi come sempre arriva fino a giugno nella parte italiana, poi c'è una ripresa in autunno e poi da gennaio del 2024 andrà in Francia. Quindi, come sempre, i nostri progetti poi spiccano il volo e vanno in giro. Una delle novità importanti, in realtà doveva essere con noi Marco Mazzoleni, che è il direttore della Ricordi, e purtroppo, ahimè, si scusa tantissimo, ma non è stato bene, perché avrebbe annunciato lui la novità di quest'anno e che sarà per i prossimi anni, parte una nuova collana editoriale musicale che è Opera Domani Ricordi, perché d'ora in poi le nostre produzioni, il nostro materiale musicale, non solo il format proprio di Opera Domani viene edito da Ricordi, quindi è una novità per noi prestigiosa perché il materiale verrà depositato, quindi verrà riconosciuto nei diritti sia musicali che drammaturgici e inizia una nuova collaborazione appunto con la Ricordi. Marco Mazzolini si scusa tanto, però Claudio ha messo il testo nel materiale, quindi insomma se si può citare o ricordare quello che ha detto, e peraltro la Ricordi è da anni che ci segue e ci stima molto. E siamo contenti di questo progetto, di lavorare di nuovo con Caroline che aveva fatto due regie con noi molto fortunate, una Mille Maya e il Puss in Fabula, e c'era sembrato cioè sembrato, siamo sicuri che è stata una bella idea richiamarla perché Caroline e tutto il suo team portano così una ventata di regia contemporanea, cioè c'è sempre un taglio molto contemporaneo, molto legato anche all'attualità e in questo caso legato alla pace, che è un tema fondamentale di questi giorni, ma soprattutto è proprio un linguaggio anche un po' diverso rispetto al linguaggio spesso nostro italiano, un po' più, non so come dire, da dire, un po' più tradizionale, teatrale, artigianale. Ecco, in questo caso c'è un taglio contemporaneo anche visivo che verrà visto dai ragazzi. E poi siamo contenti di avere con noi il maestro Stillo, che ha iniziato da piccolino a frequentarci, pian pianino sta crescendo, ma magari sui cantanti e sulla parte musicale lascio a Giovanni, e poi ascolteremo i nostri due protagonisti assieme, come sempre, a tutto il team, ai cantanti e ai giovani. E non dimentichiamo tutta la parte di didattica, qua c'è tutto il team di Opera Education e la parte didattica è ovviamente fondamentale per il progetto, è da mesi che lavoriamo sia con gli incontri con gli insegnanti, incontri nelle scuole, ormai abbiamo una squadra molto affiatata e forte con materiale didattico, materiale stampato e online, tanti tutorial e lunedì abbiamo il piacere e l'onore di avere assieme Opera Europa e Fedora, di cui abbiamo vinto un bando sull'accessibilità. Quindi da sabato ci sarà anche il laboratorio sull'accessibilità che abbiamo organizzato insieme all'Università di Macerata. E c'è una tavola rotonda, appunto organizzata internazionale, dove vengono diversi altri teatri europei per confrontarci e parlare insieme dell'idea sia educativa ma soprattutto dell'accessibilità e dell'inclusione. Quindi ancora una volta vogliamo come Teatro di Como essere un punto di riferimento per queste tematiche in Italia su cui stiamo lavorando già da diversi anni, sia la parte partecipativa di Opera Domani, sia anche tutto il mondo dell'accessibilità su cui lavoriamo già da diversi anni.
Sì, per noi è sempre l'inizio della nostra stagione produttiva, Opera Domani, a un mese scarso di distanza dal concorso. Ovviamente c'è una ricerca frenetica del cast perché dobbiamo scegliere la compagnia di canto dopo gli esiti del concorso e iniziare immediatamente le prove. Ogni anno ci sembra impossibile, ci sembra difficilissimo e in realtà ogni anno riusciamo a mettere insieme una compagnia di canto dal punto di vista, insomma, artistico veramente elevato. Per dire, nell'ultima edizione del Flauto Magico che abbiamo fatto 7-8 anni fa, cantavano Davide Luciano e Maria Teresa Leva, per dirne due, che adesso cantano dal Metropolitan alla Scala, all'Arena di Verona, così come direttori d'orchestra. In passato abbiamo avuto Bisanti, abbiamo avuto Jurowski, tanti direttori importanti e anche importanti registi, Francesco Micheli, Serena Sinigaglia e Davide Livermore. Insomma, è un progetto che davvero parte tra mille difficoltà e mille incertezze legate anche al fatto che metà dello spettacolo avviene in platea con i bambini e noi fino al giorno della prima non sappiamo quale sarà l'interazione con i bambini, ma è sempre un progetto che per chi vi partecipa è un trampolino di lancio importantissimo. Andiamo in tanti teatri dove i nostri artisti, il nostro spettacolo verrà visto da tanti direttori importanti del teatro, per cui abbiamo sempre avuto un riscontro importante, sia noi come istituzione, sia gli artisti che vi partecipano. Sono sicuro che anche E quest'anno, anche i bambini, e anche i che bambini, sono cioè, comunque sempre alcuni molto. bambini, è stato bello l'esempio di un paio d'anni fa in cui uno dei cantanti che avevamo scritturato ha detto: sono emozionato perché mi sono avvicinato all'opera lirica perché ho assistito a Opera Domani anni fa, adesso cantava nell'Elisir d'Amore, dice cantare nella mia città con i miei professori, fare dalla parte di qua è sempre una cosa emozionante. Sono sicuro che quest'anno, anche quest'anno lo spettacolo sarà un trampolino importante. Caroline è la terza regia che firma per noi e il fatto stesso, insomma, che sia per la terza volta testimonia la stima che noi abbiamo. E Alfredo Stillo è un giovane direttore che, lo posso dire, sì, che ancora minorenne faceva il tirocinante nell'Otello di Verdi con le prove del coro, Sì, aiutava le prove del 200. coro dei 200, per cui diciamo anche lui è a coronamento parziale, ma di un processo che dura da tempo. Sì, aggiungo solo che oltre al Flauto Magico, proprio di questi giorni, abbiamo altre due nostre produzioni di Opera Domani a testimoniare come questo progetto sia vivo e dentro un po' in tutti i teatri. Abbiamo appena debuttato a Parigi con la Cenerentola, che adesso andrà a Rouen, e poi a breve riparte la tournée di Acqua Profonda, e quest'anno andiamo anche alla Fenice di Venezia, quindi per dire un po' tutto il progetto nella sua complessità. Buongiorno, sì, è la terza volta che vengo qua e veramente sono emozionata sempre da rivenire qua perché è qua che forse ho avuto la mia prima esperienza dell'opera che mi fa conoscere questo mondo che prima non conoscevo da bambina, non sono mai stata all'opera, non ho avuto questa Fortuna. fortuna e avevo tanti cliché sull'opera quando sono venuta la prima volta e veramente questo progetto mi ha fatto scoprire delle cose che sono molto importanti per me da sostenere e soprattutto questo lavoro con i giovani che mi piace da accompagnare, da sostenere. È anche un lavoro di collettivo che facciamo con le squadre. Veramente la cosa che mi piace di più all'opera è di lavorare in gruppo con tante persone che sono tutti impegnati e veramente la cosa che mi piace di più. Allora, stavolta era diversa dagli altri perché è la prima volta che veramente faccio un'opera di repertorio, ho sempre lavorato per delle creazioni e pensavo che forse le creazioni erano le cose più difficili da fare perché tu devi lavorare senza avere
mi dichiari della musica, devi fare tutto così con l'immaginazione. E qua veramente era un po' peggio, perché tutti conoscono questo flauto magico e bisogna veramente trovare la cosa che da artista oggi posso dire con questo masterpiece, come metterlo in luce per i bambini oggi. E perché che abbiamo fatto tante ricerche a Bruxelles per veramente capire l'angolo d'attacco che vogliamo mettere in evidenza. E finalmente abbiamo dovuto partire da un'opera di 3 ore e fare un'ora. Veramente difficile da scegliere le cose che fanno senso oggi, perché il flauto tanto ricco parla di tanti temi molto, molto importanti, che abbiamo scelto da parlare di questa lotta che esiste tra due campi, della luce e dell'ombra, dei uomini, delle donne, dei vecchi, dei giovani, e chi ne parla ad oggi del nostro mondo che sta crollendo, che è dappertutto, sta tremando, che si sente che andiamo in un cammino nuovo, che non è più il tempo da scegliere chi ha ragione e chi è sbagliato. Veramente oggi non è più tempo da scegliere. E questi bambini sono giovani, Tamino, Pamina, che sono al centro della storia, sono un po' come bambini divisi tra genitori che lottano per vecchie storie, e queste storie non sono più di attualità per loro. È un momento, non si può scegliere la mamma o il padre, non si può scegliere le donne, uomini o luce, perché noi abbiamo bisogno di tutto. Forse è un messaggio che mi piacerebbe dire per i bambini, che forse non perdiamo così tanto tempo da vedere chi ha ragione o no, ma facciamo un'altra cosa, apriamo un cammino alternativo, una cosa nuova. Voilà, questa è già la prima cosa che mi piace da portare, e anche da far vedere ai bambini oggi delle nuove figure di eroi. Per esempio questa Pamina, che di solito la vediamo piangendo, addormenta, un po' fragile, che subisce la violenza degli uomini, e che veramente ho voluto rendere potente con una ragazza coraggiosa che prende delle decisioni, che decide da non essere così obbediente. È la sua energia che fa cambiare le cose. E voilà, questo anche è importante per me. Un esempio per le bambine. Sì. Ma forse per tutti, anche che non siamo sempre nelle stesse stereotipi. Perché la storia parla di archetipi. Tutti i personaggi sono un po' too much, la regina della notte, Sarastro, sono veramente archetipi che la fabbia permette da rendere un po' più grande che natura, e anche questa amplificazione che permesse da vedere un po', da prendere un po' da vedere il mondo da un altro punto di vista, perché parla della vita, ma comunque è la fabbia, è una fabbia, non fiaba. È una fiaba, e che permette da vedere il mondo di un nuovo sguardo. Vale. E finisce con uno scambio di mano. E alla fine noi abbiamo proposto di fare una manifestazione per la pace con tutti i ragazzi che sono qua nel teatro. Io non vedo l'ora di vedere questo teatro pieno di manifesti e di messaggio di pace. Grazie. Allora, innanzitutto volevo ringraziare ovviamente Barbara e Giovanni, che mi hanno dato questa grande opportunità. Io in questo teatro sono entrato la prima volta a 12 anni,
Facevamo uno stage nei corsi professionalizzanti che avevamo organizzato e sono venuto a 12 anni a vedere una Lucia di Lammermoor. Da lì decisi di fare il direttore d'orchestra e oggi, dopo 11 anni, sono qua a debuttare la mia terza opera, il mio primo Mozart, Flauto Magico. Sicuramente è un flauto diverso da quello che ci immaginiamo, semplicemente perché è in italiano e quindi la parola, essendo al centro dell'opera, cambia radicalmente anche il modo di concepire l'aspetto musicale, secondo me. Infatti, aspettatevi diciamo, un flauto più italiano che solito nella tradizione tedesca, come ho spiegato in questi giorni, e soprattutto nei recitativi, che sicuramente sono un po' più liberi, un po' più come richiede alla fine la parola italiana. Per quanto riguarda il progetto, io sono veramente felice perché ho sempre ammirato questo progetto, è sempre stata per me un grande onore. Quando ho ricevuto la chiamata, davvero ero molto felice perché questo progetto, soprattutto il Teatro di Como in generale, che lancia tanti giovani, come ricordava il maestro Vegeto, davvero sono felice di far parte anch'io di questa cerchia. Sono sicuro che sarà un bellissimo spettacolo e sono molto curioso di vedere tanti bambini cantare. Io ho visto qualche opera ovviamente in passato di Opera Domani, però ecco, da direttore sarà veramente la prima volta un esempio del genere, per cui sarò molto curioso di effettivamente vedere cosa succede alla prima, perché poi nella generale avremo comunque il coro di voci bianche, per cui sono bene o male abituati a seguire un direttore. Invece vedere tanti 600 bambini, o comunque dovunque andiamo, a seconda del numero dei posti di teatri vari, vedere tutti questi bambini che cantano, sarà una bella sfida. Vi dico anche che a livello musicale a me è dispiaciuto tantissimo dover sacrificare dei numeri, te l'ho detto a Caroline, però dovevamo insomma stare nei tempi, per cui ci saranno dei tagli, insomma non rabbrividite se sentirete qualche taglio un po' strano. Ci è voluto un attimo anche per i cantanti per farli andare giù, però a proposito dei cantanti sono molto contento dei cast che abbiamo, abbiamo creato veramente un bel gruppo, mi sono sentito davvero un allenatore perché ho creato davvero un gruppo compatto, cui veramente siamo diventati amici tutti, per cui sono proprio contento della produzione, di come sta andando. Adesso oggi abbiamo il primo assieme, per cui adesso si inizia a fare sul serio. Abbiamo questi due assieme alla generale. Insomma, sono sicuro che andrà bene perché i cantanti sono preparatissimi, ci sono delle voci molto interessanti, anche l'orchestra sono bravissimi. E la cosa bella è che siamo tutti giovani, veramente. Il più grande avrà 30 anni, 31 forse. Quindi veramente sono proprio contento di come sta andando questa produzione. Felice di aver debuttato il mio primo flauto, il mio primo Mozart, la mia terza opera qui al Teatro di Como, che ripeto, ammiro da sempre, da quando sono piccolo. Per cui